Avanti. Ho deciso di venire qui visto che non mi telefonavi. Eri in cattivo stato ieri sera. Non ti fa piacere vedermi? No, ma devo pensare a tante cose, questo è tutto. L'ho capito da sola. Che non ho tempo. Vuoi tenerti lontano dai liquori e dalle donne? O solo da una donna? Non bisogna mai prendere sul serio gli ubriachi, non dicono che sciocchezze. Oh, mi spiace sentir questo. Perché? Ieri sera eri galante. Le parole di un uomo che aveva bevuto in quel modo non possono avere nessuna importanza. Tieni in mano l'ago come fosse un pugnale. Stai per partire? Perché ti allontani anche da questa città? Vado a cominciare un nuovo lavoro. Non preoccuparti per il tuo denaro, lo riavrai. Oh, caro, non me ne preoccupo affatto. Parli molto meglio quando sei ubriaco. Può darsi. Tu hai paura. Di che cosa? Di me. Vi siete sbagliata, signora. Paola mi chiamo. Ero venuto a cercare lavoro e l'ho trovato un buon lavoro. Il proprietario mi dà il 10% dell'argento che estrarrò dalla miniera. Sono stato disoccupato per tanto tempo, non perderò questa occasione, posso garantirlo. Sta tranquillo, non intendo intralciarti. E fai bene, sarebbe inutile. Dov'è la miniera? Ah, è lontano, a 50 miglia da qui. E di chi è? Di un certo Jeff Cunningham. Quando partite? Ma credo oggi alle 2, se non ci saranno ostacoli. Quali ostacoli, se tutto è già deciso? Non parlo del mio contratto, alludo al finanziamento. Cunningham è andato alla banca di credito per ottenere un prestito. Occorre denaro per sfruttare la miniera. Capisco. Ti auguro il migliore dei successi, Mike. Oh, grazie. E se per caso tu dovessi perdere un altro bottone, il mio indirizzo è 12 Clark Street. Addio, Mike. Buona fortuna.